amici di Puglia, siamo ad Aversa per la presentazione del libro di Luciano De Crescenzo, Tutti Santi compreso me, un evento che entra nella sei giorni organizzata dall'Arte Co, un convegno all'insegna dell'ambiente, della cultura e dell'ecologia. Con Nunzio Rabona, presidente dell'associazione Aversa Donna. Sei giorni all'insegna dell'arte, della cultura e dell'ecologia. Sì, in effetti quest'anno siamo stati un po' più attenti a quelle che sono le esigenze del territorio. Abbiamo pensato che fosse venuto il momento di diffondere la cultura della sostenibilità. Siamo un'associazione prettamente locale, quindi ci dobbiamo interessare dei problemi sociali. E la mostra è il fil rouge di tutta questi sei giorni. Però chiaramente abbiamo cercato di creare degli eventi collaterali, perché Aversa non è certamente una città come Milano, come Torino, dove ogni più sospiro c'è un museo. Non abbiamo nessun museo se non quello, il centro documentario sempre organizzato da Aversa Donna, che è la Ruota degli Esposti. Di conseguenza abbiamo pensato di creare degli eventi collaterali che potessero abbracciare a 360 gradi tutta la popolazione, per cui l'altro giorno siamo stati per la scuola e qui è arrivato un filosofo che ha parlato sul mistero della vita, oggi con De Crescenzo, lunedì domani sarà molto interessante perché avremo appunto una tavola rotonda sui problemi dall'emergenza alla quotidianità, alla normalità. Ci sarà il sindaco Cennam, ci sarà l'assessore alla provincia di Caserta all'ambiente, l'assessore di Aversa Luciano, il presidente della R-Plast, appunto per vedere se questa quotidianità, questa normalità è arrivata o meno. E poi perché vogliamo lanciare un messaggio ai giovani, a proposito martedì arriverà la Tatangelo, far vedere la mostra e far vedere l'importanza del riciclo. Ogni oggetto può diventare qualche cosa che sia altro da sé. Tu sai
Siamo qui per la presentazione del libro di Luciano De Crescenzo. Si tratta di una personalità della cultura napoletana, oltretutto davvero rilevante, è un personaggio incredibile che ha saputo dare il meglio di se stessa a straordinari livelli, autore di oltre 30 libri negli ultimi 30 anni, con la sua prima Così parlò Bellavista, da cui è stato ricavato anche il famoso film, che è stato addirittura a Torino inserito nei i primi 150 libri dei 150 anni dell'Italia Unita. Perché un giorno mi hanno detto che se il mio libro sulla filosofia è andato bene è perché dall'alto dei cieli i filosofi mi avevano aiutato. Allora io pensai, se mi hanno aiutato i filosofi, figura dei santi che fanno fare. E poi c'è un'altra cosa, ma non ho il coraggio di dirla, ma io veramente credo di essere un pochino santo. Quando esamino la mia vita, ti giuro che non credo di aver fatto mai nessun peccato, oddio, fatto no. Magari pensato, io per esempio quando penso a lei, mi dico che ho capo faccio. Circa una quarantina di anni fa, quando la commentiamo insieme, la Chiesa di Roma fece capire che all'esistenza di San Gennaro non credeva troppo. Abbiamo tanti dubbi, lo eliminiamo anche dal calendario. La Curia di Napoli si offese. Voi questo San Gennaro lo volete proprio? E va bene, lo rifacciamo santo e ve lo ridiamo, però ve lo tenete voi, il suo culto da questo momento avrà una diffusione esclusivamente locale. San Gennaro diventava un santo minore, un santo ammaccato, un santo di serie B. Il primo pensiero che venne in mente ai napoletani fu: Gesù, vuoi vedere che mo' il santo si è offeso? Bisognava consolarlo, e sui muri della città apparvero delle scritte per tirarlo un po' su, come questa rimasta celebre: San Gennà, tutta dentro. Sono cresciuta e ho amato la filosofia grazie ai suoi libri. Buono. Quindi le chiedo grazie. Sì. Il primo libro che ho letto è stato Pantarei, ma come si passa dallo scrivere di filosofia antica a scrivere di santi? Guarda, è la stessa cosa. Qualcuno mi ha detto che i filosofi hanno pregato per me. Se i santi invece vogliono pure loro pregare per me, secondo te chi funzionano meglio, i santi o i filosofi? I santi. E allora speriamo bene. Il suo libro, Così parlò Bellavista, tra i libri più letti e più importanti della storia d'Italia. Un libro che, nonostante siano passati tanti anni, assieme al film vengono visti anche dalle generazioni più giovani rispetto alla sua. Ma tu, per esempio, una delle cose strane della mia vita è che ho venduto più libri di filosofia in Germania che in Italia, perché i tedeschi sono più appassionati della filosofia degli italiani, eh? Allora il titolo Filosofia in Germania funziona. L'ultimo libro che sarà in pubblicazione invece racconta la storia del culto mariano. Sì, perché si dovrebbe chiamare Fossa Madonna, che è l'equivalente di Lo volesse il cielo. Speriamo che va bene, ma speriamo soprattutto che tenga il tempo per scriverlo, che trovo un po' di chiarirlo, va bene. Da Versa è tutto. Pupia, la tua informazione.